Nemmeno 4 mesi dalla scomparsa di Christian, tantissime persone, e dico tantissime, hanno voluto fortemente organizzare questa manifestazione perché sentono ancora molto vicino Christian. Cristian Giordano amava il calcio. Lo scorso 17 marzo, dopo 4 anni di lotta, si è spento a soli 21 anni. Ed è calcando il terreno di gioco che si è voluto ricordarlo. Tutto è nato da un'idea di un'amica di famiglia, Elena Sorrentino. Da lì l'associazione Fratellanza Santissima Annunziata, con il presidente Ciro Grimaldi in testa, si è subito attivata. E ieri allo stadio comunale Sessa di Castel San Giorgio erano in tanti. Un quadrangolare di calcio con il solo obiettivo di ricordare un loro amico, un loro fratello, un loro compagno di squadra. Tutto sotto gli occhi emozionati di mamma Giovanni, papà Carmine e della sorella Miriam. In campo invece il fratello Luca, come lui tutti i cugini di Christian. Sono senza parole, ha detto con la voce spezzata la madre del giovane. E quanta emozione quando tutti insieme si sono diretti ai piedi degli spalti per porre un cesto di fiori ai piedi dello striscione raffigurante il volto del loro Christian. Presenti anche componenti delle amministrazioni comunali di Castel San Giorgio, dove Christian è cresciuto e viveva, ma anche di Rocca Piemonte, comune di origine di alcuni familiari. Erano in panchina tra i familiari di Christian per dare loro sostegno e coraggio. Questa è la grandezza del nostro piccolo paese, un paese piccolo ma dal cuore grande. Un ragazzo, ed è brutto commemorarlo, avremmo voluto commemorarlo per i suoi successi, però è bello ricordarlo, è bello far sentire che la comunità si è stretta intorno alla famiglia, è bello che ci sia un ricordo imperituro di una giovane vita che si è spezzata per un destino crudele. Quindi è giusto che noi siamo tutti quanti qui, siamo tutti quanti qui intorno a lui, soprattutto siamo tutti quanti qui a stringerci intorno alla famiglia. Un grazie infinite ed un abbraccio fortissimo va a Giovanna e Carmine, i genitori di Cristian.